Continua il nostro salone di Parigi e adesso siamo sullo stand Dacia perché dobbiamo parlare di tante novità per quanto riguarda il marchio Dacia, perché è cambiato proprio il modo con cui il marchio romeno si propone al mercato mondiale. Lo possiamo vedere già da questa Dacia Duster Matte con il nuovo logo sulla griglia. E insieme a noi abbiamo Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia, che ci può spiegare un po' cosa sta succedendo a Dacia, cosa sta cambiando. Sì, è un momento importantissimo questo nella nostra storia, un momento importante perché segna un cambiamento, nel senso che il marchio Dacia si sta sviluppando molto, si sta sviluppando in tanti concetti, nel design, nella robustezza, nell'affidabilità, anche nella gamma, perché oggi possiamo contare su una gamma piuttosto completa, che copre un po' tutti i segmenti, del mercato. E la cosa importante è che vogliamo marcare, segnare questo cambiamento anche da un punto di vista anche proprio visivo. Ecco quindi tutto il discorso relativo alla nuova identità visuale che si può vedere benissimo qui all'interno del nostro stand, che per la prima volta un salone come quello di Parigi accoglie in maniera così importante uno stand Dacia. Infatti io punterei l'attenzione anche sull'allestimento proprio dello stand, che dimentichiamoci un po' l'idea di Dacia marchio low cost. Già se aveva cercato di tirarsi via da questo concetto negli ultimi anni, ma adesso ancora di più, che non vuol dire che diventerà insostenibile, ma diverso, manterrà le sue caratteristiche di intelligenza, di praticità, però coniugandole in un modo differente, anche a livello di motorizzazioni, perché qua portate anche il vostro primo ibrido. Sì, finalmente possiamo anche noi entrare in questo tipo di mercato, un mercato che comunque ha una sua importanza in Italia. Infatti, lanceremo all'inizio dell'anno prossimo il primo motore ibrido all'interno della gamma Dacia. Inizieremo su Jogger, ma questo non sarà che un antipasto poi per quanto riguarda anche gli altri modelli. Quindi sì, diciamo una novità importante che ci permette anche di essere presenti in alcune zone dell'Italia dove l'ibrido è comunque una proposta che il cliente cerca. Esatto, e poi comunque vi state puntando anche a ampliare il vostro pubblico. Adesso siamo un po' lontani per vederla, ma c'è una concept car qui a Parigi, la Manifesto, che è una specie di buggy fuoristrada, lo possiamo chiamare così. Quindi vi state anche aprendo ad un pubblico più variegato rispetto al vostro classico. Sì, certamente sì. Diciamo che il manifesto comunque non è un concept car, nel senso che il manifesto così come lo vediamo non verrà mai alla luce. Diciamo che è invece un laboratorio di idee, cioè attraverso il manifesto i nostri designer si sono divertiti nel mettere insieme e farne un prototipo, tutta una serie di idee, di concetti che stiamo sviluppando e che troveranno poi accesso nelle vetture di serie. Ne dico una veramente per tutte, per fare un esempio, il fatto di non avere necessariamente due fari anteriori, ma averne uno centrale che all'occorrenza diventa anche torcia. Oppure il fatto di poter smontare la batteria la sera e portarsela a casa piuttosto che lasciarla se qualcuno magari parcheggia la vettura all'esterno durante la notte. Quindi tutta una serie di idee, di accorgimenti per poter dimostrare anche la voglia e la capacità di andare avanti. Benissimo, quindi questo è il presente, il futuro di Dacia e noi lo scopriremo man mano anche per tutti i dettagli sulla Manifesto. Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato con le foto in esclusiva dal Certo. Salone di Parigi. Grazie mille a Guido Tocci e grazie mille a voi amici di Motori Online, ma ancora una volta rimanete con noi perché il Salone di Parigi 2022 continua. Grazie a voi.